Parto alla fine, la contestazione che fa sempre male, ricevere una contestazione. Poi per la gara abbiamo fatto la partita, siamo andati sotto la prima occasione, il primo contropiede dopo 2 minuti, poi il secondo tempo siamo stati bravi a riprenderla. Poi come è successo con la Juve, stabile, la punizione, abbiamo ripreso gol, sembrava un déjà vu. Poi già una mazzata quando prendi il 2-2 finale, poi ritorni negli spogliatoi e vedi altri risultati, doppiamente mazzata. Però come dico sempre, ormai dietro non possiamo tornare, dobbiamo guardare avanti. Dispiace. Lo so che sembrano frasi fatte, lo so che uno dice sempre le stesse, però è la realtà dei fatti. Non possiamo guardare più Fatto in un primo indietro. tempo, non all'altezza dell'Avellino. Il motivo uno non lo sa, perché altrimenti non lo farebbe mai. Quindi siamo partiti contratti, come hai detto tu, siamo andati sotto il primo contropiede, perché poi 1 minuto prima Ricciardi deve fare l'1-0 a volo. Poi è stato un primo tempo brutto, sono d'accordissimo con te, dove non è che abbiamo creato tanto. Siamo partiti nel secondo tempo col 4-3-3 e l'abbiamo ribaltato. Abbiamo giocato bene, abbiamo trovato trame offensive. Mi ha rischiato il 3-1 con D'Ausilio, poi ti ripeto, abbiamo preso un gol al 90 e passa, sembra una punizione, secondo me, e non c'era, però è inutile guardare queste cose qua. Quindi abbiamo pareggiato, c'è da lavorare, c'è da rimboccarsi le maniche e ripartire. È una situazione che non si aspettava, perché penso che in tutte e 27 vorremmo essere primi, non è che qualcuno vuole essere secondo, terzo, quarto in classifica, è una situazione che... bisogna lavorare, io non è che uno c'ha la cura. Poi, come hai detto tu, non è che chi compra più giocatori curriculum vince, perché altrimenti uno compra e vince. C'è da amalgamare, stiamo amalgamando un gruppo forte e ancora i risultati che tutti ci aspettano. Io in primis, poi la società, i tifosi, la squadra e tutti non abbiamo ancora ottenuto. Poi, come hai detto tu, la matematica ancora non ci condanna su nulla e quindi dobbiamo lavorare. Questo ti posso dire, che dobbiamo lavorare, finché la matematica, fasi fatte, so, la matematica, finché non ci condanna bisogna chiedere a tutto. Quando la matematica ci condannerà, allora abbiamo fallito, abbiamo fatto bene, questo lo decideremo in una piazza di Cicerone, una tifoseria importante, dove non sta a me farla vedere, una tifoseria importante. Vogliono vincere tutte le partite, io sono veramente d'accordo con loro che tutti vorremmo vincere tutte le partite, però capita che non è così. Questo momento che lo so che stanno contestando di tutto, lo so, fa parte del gioco. Speriamo di ritornare a come eravamo prima, come siamo stati fino a qualche partita fa.